Sì. Sì, vi ho lasciato due omaggi in biglietteria. Sogno di una notte di mezz'estate. Di Shakespeare. Non ho capito neanche io tanto bene ancora di cosa parla. È una cosa di fate, follette, una cosa colorata. È un fantasy, mamma, eh? Sì, di a papà che stavolta sono completamente vestito, sì. Incredibile, dall'inizio alla fine. No, no, non so niente del contratto con la fiction perché sto facendo quest'altra cosa qua, eh. Può essere che non facciamo la terza stagione, hai letto bene. Possiamo parlare della mia fallimentare carriera in un altro momento? Perché io tra 40 minuti andrei in scena, eh? Va bene? Oh, non ti sento! Ciao! Hai bisogno? Sì, non te l'hanno detto? No, no. Si sono allagati i camerini al piano di sotto. Mi spiace. Sì, ci stanno smistando in quegli altri, quelli di questo piano. A me hanno detto di venire qui. Ah! Vabbè, momentaneamente? Sì, certo, momentaneamente. Ah, no, okay. Momentaneamente fino alla fine delle repliche, credo. No, mancano 3 settimane alla fine delle repliche. E momentaneamente per 3 settimane condivideremo il camerino. E finché non sistemano l'impianto, spero che non ti dispiaccia. A me? Ma no, ma figurati, mi camerino e sto camerino. Passiamo un po' qui le mie robine. Ma certo, accomodi. Anzi, sai che cosa facciamo? Una bella foto per Instagram, eh? Hashtag invasione aliena, hashtag voglio morire. Tac! Anna. Posso chiamarti Anna, vero? Siamo colleghe. Guidami tu. Che cos'è? La prima recensione. Oh, di già? È buona? Sto leggendo! Ok. E quindi? Dammi un cappio, voglio morire. Vabbè, dai, non sarà così tremendo. Chiamami il taxi! Taxi? Sì, voglio andare a casa. No, a casa vi dopo lo spettacolo. No, no, voglio mamma. Vabbè. Poi tra l'altro, guarda, le recensioni non è che recensiscono veramente. Di solito le scrivono degli imbecilli. Fanno un copia e incolla del riassunto dello spettacolo e poi lo piazzo. Mi farò dei selfie. E certo, l'unica cosa che mi rimane come hashtag metto la morte del cigno. Era così facile quando facevo solo le fiction. Oh mio Dio! Signori, la mezza! Grazie! Wow! Oh mio Dio! Ho delle occhiaie tremende! Dalla terza fila non le vede nessuno! No, è il teatro che mi fa male! Certo, ti sono andati giù un po' pesanti con te, eh! Invece i miei costumi mi sono piaciuti! Geniale! Oh, grazie! Non dico a te! Recensione! Ma se mi stronca? Lo so! È terribile! Ma c'hanno ragione! Sei un cane! Signori, il quarto! Grazie! Scusa, anche te! 10 minuti prima di andare in scena, così! Sì, geniale! Questo, capisci? Questa cosa io ti odio! Sì, usa questa forza! Usa questa energia! Usa quello che ti pare! Paga ubriacati! Ubriacati! No, che comunque a me Shakespeare non è mai piaciuto. Diciamo. Ma questa è una commedia divertente. E allora si vede che non lo so fare. Prendiamone atto. Ma sì che lo sai fare. Guarda, ieri sera sei stato molto bravo. Davvero? Sì. Perché com'ero? Potente. Potente. Mi sentivo, guarda, mi sentivo proprio potente. Sì. Maestoso, regale. Quando io mi preparo per questo ruolo, lo vedo. Overo, il re degli altri sono io. Sei tu. E senti, invece io. E tu cosa? E beh, insomma. Insomma cosa? Com'è andato? Come sto andando? Come stai andando dove? Nello spettacolo. Signori, 5 minuti. Grazie. Certo. Ricordami cosa fai, scusa. Fior di pisello. Chi? Fior di pisello! Una delle fate al seguito di Titania! Titania, la regina delle fate,
Tu mi stai dicendo che in Sogno di una notte di mezz'estate di Shakespeare c'è un personaggio che si chiama così? Eh sì! Vabbè, pazzesco Piero di Pisello, eh! No, scusa, ma te l'hai letto il copione? Ma no, io leggo solo le mie battute, dai! E quindi sei una fata! Bah. Sì, sono una fata! E allora fai le magie, dai! Stelassa! Vai, vai! Comincio ad andare! Eh sì, sì, vai! Sì, sì! Ah, guarda che se le inventano, bello! Cioè, proprio una roba che... Comunque... Chiedi scena! Grazie!